Buonasera a tutti ragazzi, sono Pippo05, benvenuti nel post partita di Atalanta PSG. Purtroppo la Dea non riesce nell'impresa contro il PSG. Fino al 90esimo era sul risultato di 1-0, ma il gol di Marquinhos e il raddoppio del 2-1 di Choupo-Moting regalano la vittoria alla squadra di Tuchel, che si salva in corner perché in caso di sconfitta stasera sarebbe stato esonerato. Un applauso all'Atalanta che con questa grandissima stagione, il prossimo anno potrà avere la felicità di rigiocare questa grande competizione. Stasera l'Atalanta ha giocato molto bene, non ha retto il secondo tempo perché comunque il PSG ha messo con Mbappé, ha cambiato la partita. L'Atalanta nel secondo tempo ha sofferto soprattutto a livello fisico, si è fatto male Freuler, non ha retto il Papu che si è fatto male uscito, Duvan Zapata era stremato. Comunque l'Atalanta ha giocato molto bene stasera, PSG che si è mangiato diversi gol con Neymar, ma anche con Mbappé, però il PSG alla fine, purtroppo, lo devo dire, passa in semifinale dove affronterà la vincente di domani sera fra Lipsia e Atletico Madrid. Ora vedremo un po' chi vincerà fra la squadra di Nagelsmann e quella del Cholo Simeone. Stasera bisogna fare veramente, ma veramente tanti complimenti all'Atalanta che si meritava molto, ma molto di più. Quantomeno di andare a supplementari, perché perdere in questo modo fa male, però dobbiamo anche ringraziarla perché ha giocato molto bene, ci ha fatto sognare stasera, ha fatto vedere un gran calcio quest'anno, quindi complimenti lo stesso all'Atalanta. Passa. Allora, nel primo tempo l'Atalanta meritava anche forse il 2-0, io direi. Però nel secondo tempo, ve l'ho detto, Mbappé ha cambiato la partita. Poi Neymar ha giocato bene, anche se si lanciava un po' stasera, però ha giocato bene. L'ha cambiata Mbappé la partita nel secondo tempo. Tuchel si è salvato in calcio d'angolo, quindi rimarrà sulla panchina del PSG anche per la prossima stagione, sicuramente. Purtroppo l'Atalanta non ha retto il secondo tempo, perché nel secondo tempo il PSG ha creato molto, però quell'occasione che aveva creato prima del gol di Marquinhos non le aveva sfruttate bene perché il 3 di Draxler era alle stelle. Poi nel primo tempo quelle due occasioni per Neymar, quella subito all'inizio e quella con Sportiello, è stato bravo a chiudergli lo specchio. Sportiello stasera non ha giocato male, ha giocato bene. Poi ha giocato be è entrato bene Muriel, devo dire. Il centrocampo dell'Atalanta ha giocato bene, gran gol di Pasalic, mentre due gol del PSG, tutte e due su due rimpalli, diciamo, anche quello dell'Atalanta, però non gran gol. Quindi purtroppo l'Atalanta viene eliminata. Noi ci vediamo dunque nel prossimo video di post partita della Champions League. Ciao a tutti!